Marinella Correggio ha scritto un testo sul ruolo di Hugo Chavez come attore di pace sulla scala internazionale, perché questo presidente molto famoso nel mondo per le dinamiche interne al Venezuela è stato anche protagonista di alcune proposte che potevano essere portatrici di soluzioni diverse rispetto alla guerra, persino in Medio Oriente. Sì, è proprio così, la cosa è poco conosciuta ed è stata trascurata anche appunto negli ambiti della solidarietà internazionale ed europea con il Venezuela e con i paesi dell'Alba. Ci sono molti episodi a partire già dall'anno successivo alla sua elezione, alla sua presa di alla sua entrata in funzione come presidente del Venezuela, perché fu il primo presidente ad andare in Iraq, che dal 1990 era sotto embargo dopo la prima guerra del Golfo nel 91, un gesto molto importante contro le sanzioni economiche imposte dall'ONU. Poi continuò innumerevoli le prese di posizione rispetto alla questione israelo-palestinese. Tutti conoscono quello che egli disse su Bush, no? Il protagonista di questa assurda guerra all'Iraq, di cui ancora si vedono le conseguenze. Il Venezuela non riconobbe, questo dopo qualche anno, il Kosovo come stato indipendente, perché appunto uscito da una guerra, dai bombardamenti della NATO e non da un processo veramente democratico. E poi soprattutto il momento in cui, se si fosse dato retta al presidente Chavez e ai paesi dell'Alba, forse avrebbe, non dico potuto cambiare il mondo, ma quasi, fu il 2011, quando, prima dell'inizio dei bombardamenti della NATO, il presidente Chavez, appoggiato da Fidel Castro e dai paesi dell'Alba e dai partiti dell'America Latina, del Foro San Paolo, ma ignorato dalla stessa sinistra europea purtroppo, avanzò una proposta di mediazione che avrebbe davvero potuto avere successo se fosse stata più appoggiata anche dal punto di vista, ripeto, dei nostri movimenti. Un'iniziativa di mediazione che avrebbe sulla Libia, che avrebbe evitato i bombardamenti della NATO e che avrebbe anche smascherato quello che stava dietro un'ennesima, tra virgolette, guerra umanitaria. Chavez è stato un militare, un uomo della forza armata del Venezuela, ma anche un uomo di pace. Sì, era un integrante della Fuerza Armada de Venezuela y era un hombre de paz. La paz es absolutamente necesaria para construir la seguridad y la tranquilidad del mundo, para construir incluso una sociedad alternativa y nueva, es necesario la paz. La Premio Nobel de Guatemala, cuando le tocó hablar de la paz, hizo referencia a que la paz también es resistencia. Y esa concepción sobre la paz pareciera que es la que se nos ha destinado a Venezuela. Chávez estuvo resistiendo hasta su muerte el estar construyendo un proyecto en paz, hasta el punto incluso de que el socialismo nuestro es un socialismo sin violencia, es un socialismo en donde se puede acceder a una transformación de la sociedad a través de la vía electoral y de la vía democrática, incluso adaptándonos de alguna forma a la democracia burguesa. Y siempre estuvo haciendo resistencia, como si estuviera en una trinchera. Y su heredero, Nicolás Maduro, está en la misma situación. Pareciera que se le teme a una sociedad alterna, a la capitalista, se le teme como un mal ejemplo o se le teme como una referencia que pudiera conquistar el sueño de muchísimos habitantes
y países del mundo. Aún así, nosotros vamos a seguir construyendo con el ejemplo de Chávez la paz a través de una sociedad de esta naturaleza. Gli stessi eserciti in paesi come Cuba o il Venezuela o l'Ecuador, insomma diciamo i paesi che non fanno parte della NATO o del Golfo, delle petromonarchie, gli eserciti sono un'altra cosa, hanno una funzione che dovrebbero avere tutti gli eserciti in un mondo di pace, quasi di genio civile, ecco, o di genio militare, la protezione del territorio, la protezione delle frontiere, mentre noi purtroppo apparteniamo a un polo, a un asse della guerra.